Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Sapete contare fino a tre? Ok, domanda stupida, certo che lo sapete fare. Tre è un numero molto importante oggi perché festeggiamo la solennità della Santissima Trinità. E voi sapete benissimo che quando una parola inizia con tri, significa che ha qualcosa a che fare con il numero tre. Vi viene in mente qualche altra parola che inizia con tri così, senza pensarci? Beh, a me viene in mente triciclo, la prima bicicletta che mamma e papà vi hanno regalato quando eravate piccoli. Una bici con tre ruote, che aiuta il bambino ad imparare a pedalare mantenendo un equilibrio stabile. Ma torniamo alla festa che stiamo celebrando oggi, la Domenica della Santissima Trinità. In questa domenica festeggiamo Dio che è unico, ma che si mostra a noi in tre persone. Si mostra come Padre, il Creatore, colui dal quale proviene ogni cosa, il mondo, la natura, gli animali, l'uomo. Si mostra come Figlio, che inviato dal Padre si fa uomo, e come Pastore buono va a cercare gli uomini che hanno perduto la strada per mostrare loro le vie della bellezza, della bontà, della condivisione, della giustizia, della fraternità. Gesù, nostro fratello e uomo fra gli uomini, ci parla di amore, ci parla dell'amore di Dio e ce lo testimonia donando la sua vita per noi. Si mostra a noi anche come Spirito Santo, la persona che abbiamo celebrato domenica scorsa, nella festa di Pentecoste. Vi ricordate? Il brano degli Atti degli Apostoli ce l'ha presentato come il fragore di un tuono, come un vento pieno di energia, come un fuoco danzante, una forza che dà vita. È lo Spirito Santo che fa nascere la Chiesa e rende discepoli prima e noi oggi testimoni di Dio e del suo amore, capaci di vivere nella fraternità, nella giustizia, nell'amore, nel perdono, nella gioia, nella condivisione, uomini che sanno lodare Dio e raccontare a tutti il suo amore. Uno in tre, un mistero che è molto più grande di noi, qualcosa che la nostra mente non riesce a contenere, ad accogliere fino in fondo. In effetti facciamo molta fatica a capire quello che la teologia ci dice. Se sono tre persone, non possono essere uno solo. Ma Dio è unico. Lo so, sembra veramente tutto molto complicato. Ma la Trinità non si può spiegare come la definizione di un vocabolario o come un procedimento di un problema di matematica. Proprio qui sta il punto. Fino a che cercheremo di guardare la Trinità usando la logica della matematica, non ne avremo mai a capo, perché se è tre non può essere uno, e se uno non può essere tre. Però nella nostra vita ci sono moltissime cose che non seguono le regole matematiche e che usano una logica diversa. Prendiamo la gioia, ad esempio. Più la dividi e più aumenta. Quando provi ad essere felice da solo, non riesci mai a provare la stessa immensa gioia di quando puoi essere felice insieme agli altri. È un po' come una tavoletta di cioccolata. Se la divido, dovrò spezzarne e darne un pezzo a ogni persona, un pezzetto appunto. Cioè una parte molto piccola della tavoletta. Con la gioia invece non è affatto così. Più che la condividi con gli altri, più ti senti invadere dalla gioia e la senti che ti aumenta dentro. Anche l'amore segue lo stesso criterio. Puoi darne di continuo e non resti mai senza. Se ti offro delle patatine dal mio sacchetto e tu ne prendi un po' e poi ancora un po', e poi ancora un po', e un altro pochettino, e magari un altro pochettino ancora, e il sacchetto si svuoterà, e io resterò senza. Con l'amore le cose vanno diversamente. Posso continuare ad offrire l'amore, e non mi troverò mai un sacchetto vuoto in mano. Non potrà mai succedere che l'amore finisca e che io resti senza. La logica che abita la Trinità è simile alla logica della gioia e dell'amore. Non si spiega con i numeri o con le operazioni matematiche, ma si accoglie con fede, facendo un'esperienza. Non si può misurare. Un giorno poi, quando ci troveremo in paradiso e saremo faccia a faccia con il Signore, tutto sarà più chiaro.
Ecco, ora finalmente capisco questo mistero della Trinità, potremmo dire. Per ora ci fidiamo di Gesù, che ha spiegato ai suoi discepoli che Dio è il Padre che si prende cura di noi. Dio è Gesù suo Figlio, il nostro amico, e Dio è lo Spirito Santo che ci dà la forza e ci dà la vita. Dio è uno. E cerchiamo di capire queste immagini e sarà più facile, sarà un po' come con un triciclo. Sì, ognuna delle tre ruote gira e girando insieme ci trasporta in un viaggio emozionante, bellissimo, attraverso la fede. Noi saremo comunque seduti su un solo triciclo. Il Vangelo di oggi termina con un'espressione di Gesù che è una promessa certa. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Queste parole ci riempiono il cuore di gioia, di certezza, d'amore e di speranza. Se il Signore ci chiede di credere e di essere Suoi strumenti nel mondo, ci sostiene e ci accompagna in questo impegno importante. Allora coraggio. Ogni mattina mettiamo la nostra vita nelle mani del nostro Dio, facendo un bel segno della croce, il segno con cui ci affidiamo alla Trinità, e chiediamo a Dio di sostenere i nostri sforzi nel compiere il bene, il bello e il buono verso tutti quelli che incontriamo nella giornata. Buona domenica e buona festa.